Arriva la proroga delle concessioni balneari in Italia fino a settembre 2027. Le gare devono essere avviate entro giugno 2027, lo prevede il decreto varato dal governo. Tra i punti principali della riforma delle concessioni balneari si prevede che la durata delle nuove concessioni vada da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati, l'assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, l'indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante è pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati all'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni. Tra i criteri di valutazione delle offerte sarà considerato anche l'essere stato titolare nei 5 anni precedenti di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, spiega Palazzo Chigi. Riccardo Padovano, presidente regionale SIB Confcommercio, non è di certo soddisfatto da tale provvedimento, anzi va all'attacco. Cosa veramente? Non ho più parole, guarda. Se io dovessi mettere a confronto la legge regionale che ha fatto la Regione Abruzzo un mese fa e il decreto è 10 volte meglio quella della Regione Abruzzo. Ci aspettavamo qualcosa di più italiano. Invece io, nella mia opinione, questo decreto sicuramente farà gola alla grande distribuzione, ai grandi gruppi e forse anche altre attività. Certamente non saremo lì a guardare, prosegue Padovano. Lunedì è convocata un'assemblea e di certo dovremo ricorrere ai tribunali. E se i comuni vogliono anticipare la procedura di evidenza pubblica, aggiunge, possono farlo. Inizierà una guerra tra noi balneatori e gli enti. Punta inoltre il dito sulla politica e sui proclami di essa e in merito agli indennizzi. Aspettiamo il valore aziendale, questo per noi è l'indennizzo, non i beni non ammortizzati. Ci hanno presi in giro, vi dovete vergognare, non ci venite nei nostri riti, anzi, mo dico ai miei colleghi balneari di non ospitare più i politici. Ma sto dicendo una fesseria, c'è uno stabilimento costruito nel 1950, ok? Avrà fatto degli investimenti, ma saranno relative la ristrutturazione, gli ombrelloni, lo bancone, tutte queste attività connesse nell'arco di 5 anni sono state già ammortizzate. Che cosa, quali sono i beni non ammortizzati? Il resto? I 600 stabilimenti della Regione Abruzzo, lasciamo perdere, avete fatto veramente un decreto, ci potete ragionare un pochino sopra e poi non siete stati corretti, ci potete chiamare prima perché le potevamo vedere insieme questa cosa. Sempre a proposito di mare, sul divieto di balneazione momentanea che interessa per la prima volta un tratto della zona nord di Pescara Antistante, via Cadorna, dove, comunicato dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, si è registrato un superamento del valore massimo consentito del parametro degli enterococchi intestinali, l'assessore al turismo Zaira Zamparelli fa sapere che in poche ore si conosceranno i risultati dei campionamenti dell'Arta che potranno chiarire il giallo. Non sono state infatti riscontrate anomalie né dal comune né dall'ACA per ciò che riguarda il funzionamento degli impianti di sollevamento. Dunque seguiremo l'evoluzione della situazione anche per capire le cause di questo sforamento che ha riguardato un solo punto di monitoraggio dell'intero territorio cittadino e tra l'altro non si era mai verificato prima in quella zona, conclude l'assessore.